Ciao a tutti, da Dead Range, benvenuti a un nuovo video delle Super Robots Reviews. Oggi torniamo a fare le review dei kit sugli LBX e oggi facciamo la review sulla LBX Kunoichi. Cominciamo subitissimo facendo come sempre il riepilogo dell'unboxing. Il modello lo vedremo qui davanti dopo, ho già montato. Adesso vi faccio vedere un attimino come la scatolina e diciamo il minimo numero di istruzioni. Sì, perché i miei video sono un po' una guida all'acquisto, ci tengo a far vedere tutto quanto per bene e nel dettaglio. Ma detto questo, cominciamo subito con il riepilogo dell'unboxing. Allora, qui troviamo la scritta LBX Kunoichi, qua il logo in giapponese della serie di LBX in pratica. Poi vabbè, c'è un'altra cosa in giapponese, io non capisco cosa sia. Poi ci sono anche alcune spiegazioni sulla Mecha Cyberlance, Frame Strider Frame, Armaments Kodashi, LBX, vabbè. Poi sullo sfondo della box art troviamo la nostra Kunoichi in questa bella posa in action, che è davvero niente male come bella posa. Troviamo il logo in blu Bandai, qui il logo di produzione credo che da Cyberlance, una sottomarca in più, e poi la data di fabbricazione Bandai Spirits 2019 made in Japan. Ma attenzione ragazzi, questa è una cosa, non è un kit recente, è diciamo una ristampa questa scatolina qui. In questo primo lato lungo della scatola troviamo un front view e un rear view sulla nostra Kunoichi. Qui troviamo un'informazione in pratica su cui anche il mini chip in pratica, un core box in pratica, dove in pratica la mini batteria, e che è possibile applicare, che io ho anche già applicato, ma vi dico già una cosa, non ve la faccio vedere durante la recensione perché sarebbe troppo complicato tutto qua. Ho messo un'immagine sulla mia pagina Facebook se volete vederlo, che nell'album apposito. Poi troviamo in pratica informazioni sulle due armi che ha il Kunoichi, che sono questi, che sono i Koachi, mi sembrerebbe, che sono specie di pugnali di ninja. Troviamo alcune pose in action davvero niente male, e poi troviamo anche una mini biografia sulla pilota e costruttrice di Kunoichi, con alcune scritte in giapponese, o meglio Emi Cohen, che se volete leggere, io non ve le leggo, ma mettete in pausa il video adesso per leggerle. Nei due lati corti della scatola qui e qui troviamo l'immagine in ristretto in piccolino della box art su Kunoichi e i vari loghi, che poi il logo in blu Bandai, e anche sull'hobby sit kit in pratica, anche di Bandai in pratica, che stranamente hanno messo la scatolina principale, boh, cosa stranissima. E poi successivamente abbiamo un numero 003, che è un numero progressivo, che ci indica che questo è il terzo kit tratto dalla serie di LBX. In quest'altro lato della scatola troviamo alcune informazioni sul montaggio del nostro LBX o di Kunoichi in pratica, sul fatto che è molto facile montare, che si monta anche molto facilmente anche a mano, no, proprio, e troviamo alcune informazioni molto interessanti anche sulle parti, come se sono proprio bene suddivise in questo modo qui da non creare troppo fastidio. E poi troviamo una mini immagine dell'anime di questo episodio, come me lo ricordo molto bene, al decimo episodio, che non è per nulla molto male. C'è anche il logo YouTube, anche se purtroppo anche le puntate in italiano purtroppo non ci sono, e poi nulla di più. Concludiamo il riepilogo di unboxing dando come sempre una rapida analisi al manuale di istruzioni. Qui troviamo alcune pose in action, troviamo in uno dei lati della scatola, qui ha altre due belle pose e alcune spiegazioni in inglese che facete un attimino. Mi raccomando, se volete leggere mettete il video in pausa adesso. Poi troviamo front view e rear view, altre immagini dell'anime e altre spiegazioni in inglese che non vi vado a leggere, mettete il video in pausa adesso. Ci spiegano anche un po' in pratica chi sono i suoi compagni in pratica, Van Yamano e Cassius Valta in pratica, e null'altro di più. Poi dall'altra parte del manuale di istruzioni abbiamo alcune informazioni che ci indicano che è compatibile con altri kit e che è possibile creare anche un ibrido smontando le parti, perché tutte le parti sono molto compatibili tra di loro. E poi abbiamo anche una mini line up in pratica con vari modelli come Achilles, Deku e Hunter, che ho già praticamente tutti quanti in pratica, e un'altra immagine tratta dall'anime. Poi infine c'è anche un attimino le istruzioni, sono molto interessanti perché vedete sono ben spiegate, vedete, ma sono a colori e sono anche ben spiegate proprio su come si va ad assemblare in pratica. E inoltre fanno anche vedere in pratica che volendo anche di possibile dividere le varie runners o le varie spore in pratica per assemblarlo con facilità. E le istruzioni, vedete, sono molto ben dettagliate, perché vedete ci sono delle parti specifiche, testa, busto, e sono ben indicate, e devo dire che cosa fatta veramente molto bene. Poi qui abbiamo le istruzioni complessive, che vabbè, sono istruzioni complessive molto semplici a colori, tutto qua.
Bene, dopo questo punto qua, adesso passiamo finalmente a vedere la mia Kuno Ichi montata da me. Finalmente eccoci qua con la mia Kuno Ichi, in pratica, che ho già montato da me, ma io ve la faccio vedere un po' dopo l'epilogo dell'unboxing, perché sì, in pratica, anche per rovinarvi un po' la suspense, comunque sì, eccolo qui, quella qui, che è fatta veramente molto bene. È un LBX, diciamo, tipo femminile, credo che sia una specie di ninja, mi sembrerebbe, però non ho capito bene a che genere di ordine appartiene, se a quello dei cavalieri o se ad un altro tipo. Perché sapete bene che nelle BX ci sono davvero tante classi, sì, ma per gli LBX, in pratica dai cavalieri, poi c'è anche quello dei licantropi, eccetera, o dei bulldozer in pratica. Quindi diciamo che sì, c'è un po' di confusione effettivamente. Questo qui non l'ho capito bene, perché poi nella serie non viene anche molto specificato. Devo dire che è davvero fatta veramente molto bene con questo design qui in stile di ninja. Un po' ricorda un po' la Nobel Gundam, in pratica, un Gundam della serie X, in pratica, o della serie G, non mi ricordo bene che serie era. Comunque sia che aveva un po' le proporzioni femminili, in pratica, e che tra l'altro c'ho anch'io nella mia collection, ma che purtroppo è rotta, e diciamo volevo mettere già proprio questo video, ma la dannazione era rotta, quindi ci ho dovuto rinunciare. Comunque sia, vedete, fatta davvero molto bene, proprio ben realizzato, proprio bene tutto lo scatto in genere modo, e devo dire che mi piaceva veramente molto. E tra l'altro vi dico anche una piccolissima cosetta, è che in pratica a livello di altezza devo dire che è anche niente male. Vuol dire che sì, è abbastanza un pochino più alta di alcuni model kit, e diciamo che di base arriva quasi in scala con un Gundam HG. Se prendiamo come per esempio come comparazione con il mio Gundam RX 78-2, devo dire, e nulla di più. Vabbè, ragazzi, dopo questo punto qua, adesso passiamo ad analizzare bene la nostra Kuno Ichi, partendo dalle articolazioni. La prima articolazione è quella della testa, che è montata in pratica da un mini speciale giuntino, in pratica una specie di mini polyclips, che comunque sia può fare dei buoni movimenti. Vedete, può essere ben piegata ben così in basso, così in questo metodo, piegata anche all'indietro leggermente in questo metodo, piegamento laterale, e alla rotazione a 20 a 160 gradi. Più vabbè, c'è questa mini fascia laser qui, che anch'essa, diciamo, un po' di movimento. In pratica vedete che si incasta così in questo metodo, e sì, scusatemi se è già staccata per vedete, semplicemente si alza e si muove in questo metodo, anche se serve un attimino da incollare effettivamente, ora che me ne accorgo. Tutto qua, le articolazioni delle braccia sono montate in pratica da questo speciale giuntino qua, in pratica sferico, in pratica vedete che si incasta così in questo metodo, e può anche essere orientato in vari tipi di movimenti, così in questo metodo, vedete, anche per bene anche così. Poi il braccio può piegarsi bene in alto in questo metodo, c'è questa parte qui che può anche essere ruotata, quindi diciamo un pochino di posabilità in più la acquisisce. C'è una leggera rotazione qui che non riesco a far vedere, ma diciamo che comunque c'era. Poi il braccio c'è il piegamento singolo in questo metodo, e può anche andare all'indietro, vedete, così in questo metodo. Quindi accidenti, che movimento, può anche sembrare quasi spezzato. E poi c'è la rotazione, poi in pratica del polso e collarmi in questo metodo, tutto qui. Per la parte di articolazioni qui sul busto è semplicemente fissa, si muove solamente in questo metodo qui, può fare, diciamo, la rotazione in questo metodo, e sì, mi si stacca questa cosa qui, lasciamo, ma comunque sia. Poi c'è la parte di articolazioni delle gambe, che diciamo è un pochettino più corta, a differenza di quello che potrei aspettarmi, perché diciamo di solito potrebbe fare molti movimenti, qui invece sono un pochino più delimitati, vedete, posso solamente fare il calcio all'indietro, così in questo metodo è molto poco. Se faccio provo il calcio in avanti, purtroppo vedete si stacca molto facilmente. Facilmente, e solamente poi può fare la spaccata, vedete, leggermente così in questo metodo, e poi sì, è molto facile staccarsi. Sì, comunque sia, vedete, può fare il piegamento in avanti in questo metodo, piegamento singolo all'indietro così in questo metodo, e diciamo c'è anche un leggero piegamento anche qua, vedete, che può semplicemente muoversi così in questo metodo, ma diciamo che comunque è anche abbastanza utile, quindi diciamo che almeno qui è fatta bene, e leggermente, vedete, sì, o muove leggermente lateralmente così in questo metodo.
Dunque, parlando un attimino delle armi ed accessori di questo modello, qui c'è veramente molto poco da dire, perché diciamo di base sono lì per lì quasi 3 o 4 armi che ha in pratica questo modello, se vogliamo dire tutto quanto lo sono. Per cominciare, questi qui sono i kunoichi in pratica, ma, o kuoichi, vabbè come cavolo si pronunciano, che sono in pratica questi mini pugnali qui in pratica, diciamo una specie di pugnali laser, effettivamente un po' da ninja, che effettivamente, diciamo come me li hanno modellati, almeno in questa formina qui, devo dire che non sono malaccio, almeno in questo, sono stati almeno per bene modellati. Semplicemente sono dei pugnali laser e tutto qua, vedete, sono fatti solamente per bene. Comunque, ma non c'è nulla di particolare, è tutto qua. Comunque si sono fatti abbastanza bene. Poi c'è questo che è una specie di schermo laser, sembrerebbe. Non ho capito per bene se è una specie di mini barriera o se è solamente un elemento decorativo. Ma a me sembra comunque sia una cosa tipo laser, quindi diciamo che io lo metto comunque nelle armi d'accessori, perché diciamo di base può darsi anche grossia. E diciamo l'ultimo mini accessorio che è incluso in questo kit qua è diciamo questa mini basetta. Infatti questa mini basetta qui vede trasparente, molto corta e davvero bassissima in pratica, e che a me personalmente non è che molto impazzito, di cui tra l'altro in modo si può anche andare a incastrare facilmente, vabbè, così tutto qua, ma io personalmente non la voglio utilizzare perché è troppo semplice e anche troppo estremamente corta, voglio dire. È un pochino sta cosa che un pochino mi ha molto deluso, io voglio dire effettivamente, perché poi dico anche che mi metto in alcuni kit che le fanno bene, voglio dire, però cacchio, questa qui è veramente bruttissima, anche fatta anche peggio, tutto qua proprio tutto qui. Quindi diciamo, vabbè, come accessori di questo kit poi diciamo sono davvero veramente molto pochi, ma vabbè, ci stanno, perché le Big hanno diciamo poche armi, ma sono davvero molto buone. E tra l'altro vi parlo anche un secondino, un attimino, delle modifiche custom che ha fatto questo modello, sì, perché c'è qualcosina da dire e qui posso farmi mettere anche molto rapidamente. Di base, come sapete quanti, per i miei model kit a tema LBX o anche per i miei altri model kit della mia collezione, tendo sempre a fare il montaggio a detta, in pratica che lo monto, e tendo a fare anche la buona panella, cosa che ha fatto per me questo modello. Ma a sto giro qui ho voluto fare un piccolissimo azzardo, perché sapete, questo kit qua è pienissimo, pieno zeppo di decals da mettere, e ce n'erano tantissime. Beh, c'è stato un puntino in cui mi sono proprio ribellato. In pratica, sapete dove? Qua, vedete? Qua vedete questo punto qua? Beh, questo punto qui non è una decals, è proprio una mia piccolissima panicciatina, perché mi ha un pochino per bene stufato in pratica, e poi perché volevo testare i miei altri colori che avevo comprato in pratica, e quindi ci ho voluto fare un piccolissimo esperimento. Vedete, ho solamente verniciato leggermente qui di giallo, diciamo, e ho fatto diciamo una verniciatina qui all'interno, tutto qua in pratica. Era così, solamente un po' per noi come modifica custom. Per il resto, comunque, siamo molto terreno, ho fatto una richiesta particolare. Forse qui l'unica altra modifica custom è stata leggermente qua di nero. Premetto che poi successivamente comunque modifiche custom, finita questa accensione qui, gli devo incollare questa parte qui che mi sta cadendo ovviamente troppe volte in pratica. E vi dico anche una cosa, anche quest'altra parte qui staccabile, questa qui, vedete, queste qui di puntina qui che tendono a staccarsi molto facilmente in pratica. E la cosa devo dire che un po' è veramente molto fastidiosa. Ah, e forse altro vi dico anche fare come l'altra verniciatina, forse verniciare questi puntini qui gialli in pratica, che sembrano specie di mini Valkangans o rimando, boh, non lo so. Comunque sia, so che comunque alla fine questa accensione qui dovrò comunque personalizzargli qualcosa a questo modo. Ma vabbè, ragazzi, dopo questo punto qua, adesso passiamo un attimino a parlare molto rapidamente della posabilità e stabilità, riassuntiva terrestre di questo modello. Dunque, parlando della posabilità e stabilità terrestre, diciamo che questo model kit in pratica, nonostante diciamo che in alcuni punti un po', vi dico, come già detto prima, la parte delle articolazioni un pochino è fatta un po' tribolare effettivamente, diciamo che nonostante tutto è per ben posabile, voglio dire. Certo, non è proprio al massimo proprio della posabilità, proprio dire, per fare tantissime belle pose, poi diciamo comunque si riesce a fare proprio in genere modo. Quindi diciamo le pose basiche che dovrebbe fare si riescono a fare, e devo dire che anche un pochino abbastanza bene. Certo, un pochino sono un po' imbarazzanti per la parte qui delle gambe, perché vedete, sembra quasi che andare al bagno, così con le gambe un po' allargate, proprio dai una buona posa da ninja in pratica. E poi diciamo non è tanto molto buona effettivamente, potrebbe essere molto migliorabile proprio in queste cose qui, vuoi dire. E un pochino cosa mi dà un po' fastidio. Poi dato una cosa che dà anche molto fastidio, che avevo già detto anche prima in pratica, sono anche queste parti qui, perché vedete, queste parti qui, che sarebbero in pratica un tacco, si
staccano con estremamente molta facilità. E effettivamente questa cosa che un modellista principiante, magari che non si aspetta, magari si incavola davvero di brutto. E forse questa cosa qui è la cosa che un po' dà abbastanza per bene, fa fastidio molto maggiormente in pratica. Proprio anche queste parti qui, voglio dire. Quindi diciamo che proprio per questo non mi sento al massimo di promuovere al 100% la posabilità. Però nonostante tutto, io come lo testo anche che sulla mia posa classica, sulla mia stress pose, almeno riesce anche per bene ad essere ben posato in questo metodo, e che almeno qui almeno è un lato almeno salvabile. Peccato che però, come ho già detto prima, ci sarebbe davvero molto di più da migliorare, voglio dire. E se facciamo un po' per bene l'articolo, se qui fate un po' per bene qui proprio con un giunto migliore, qui se trovate le gambe poteva venire molto meglio, cosa che da nazione purtroppo che non hanno messo, e questo mi dà un po' fastidio. Invece, parlando della posabilità e stabilità più assuntiva, diciamo che mettendo su una action base, diciamo che non c'è molta variazione, però almeno per alcune pose, diciamo di attacchi in salto, diciamo che almeno ci può stare, e un pochino riesce a farli. Poi purtroppo si non riesce a farli per bene al 100% come vorrei io, però diciamo che già qui è già un pochino qualcosa. Forse diciamo che questo modello qui è più un bel vedere per le pose aeree, perché mi ha consigliato un po' i difetti un po' di articolazione che sono troppo visibili un po' nelle pose terrestre. E diciamo questa cosa qui è l'unica cosa a favore che mi sento di promuovere per questo genere di posa vita, voglio dire, perché diciamo il modo che è molto semplice, però per alcune cose voglio dire poteva venire mille volte meglio. E secondo me per l'articolazione, per le pose, non dico che sia pessimo, però cacchio se c'era molto da migliorarsi per questo kit, tutto qua, voglio dire, poteva venire fuori un lavoro molto migliore. Invece no, è venuto solamente così, semplicemente in questo metodo qui, che insomma non è neanche pessimo, però personalmente per un collezionista come me, e soprattutto anche per una Bandai che fa dei buoni kit, e già quando è uscito a quei tempi c'erano già buoni model kit, voglio dire, si aspettava davvero molto di più tutto qua. Ma vabbè ragazzi, dopo questo punto qua, adesso smonto dalla sua action base, vediamo l'altezza, faccio alcune comparazioni varie che non saranno troppe, ma saranno poche ma giuste, e poi vediamo se sono positivi e negativi, vediamo il voto finale. Questo è l'LBX Sukuno Ichi, è alto un po', vediamo un po' attorno, è ben quasi ben 11 cm lì per lì di base, sarebbe quasi un 10 cm diciamo quasi di base e mezzo, però diciamo che va 11 cm grazie a questa parte qui l'asse, diciamo, perché sennò sarebbe altrimenti 10 cm e mezzo, sono proprio da tutti gli effetti, diciamo. Quindi diciamo che c'è un'altezza un po' vecchia, però diciamo comunque sia non è nemmeno troppo grande e neanche troppo piccolo, ma devo dire comunque se ci può stare. E tra l'altro piace, è già subitissimo, il primissimo comparazione che volevo già fare fin da subitissimo, in pratica con uno dei miei Gundam SD in pratica, e ma questo qui che non mi ricordo più neanche come si chiamava in pratica, che è un SD Gundam Build Divers tipo Ninja. Cioè, ma comunque se ci devo mettere a comparazione con lei in pratica, perché diciamo che somigliano un po', anche un po', visto che sono un po' due tipi di ninja effettivamente, sia un Gundam che anche un robot, quindi diciamo che quindi ci stava tutto qui come mini comparazione in pratica. Paragone anche col mio mini LBX X00, la prima forma ma della LBX principale in pratica, che ci stava anche bene da mettere, visto che poi sono entrambi un po' compagni di squadra. Paragone anche con Deku, l'LBX in pratica produzione di Massix, diciamo una sorta di Zaku 2, ma un pochino fatto anche un po' più decentemente, devo dire, che ci devo fargli vedere, come comunque insomma potete notare in pratica Deku è ben veramente di gambotto più basso di Kuno Ichi. Paragone anche con uno dei miei 30 minutes mission, in pratica il Portanova Commander Red Armor, che tra l'altro adesso sto anche per bene customizzando, diciamo tra l'altro sono quasi completato, e che ci devo comunque sia mettere, e diciamo è quasi di base, un po' la stessa altezza, diciamo che il Portanova Commander Red diciamo leggermente la sopra di pochi centimetri. Paragone anche col mio piccolissimo Core Gundam, in pratica un mini Gundam della nuova 6 Gundam Build Divers, che ci stava anche per bene a metà comparazione con lei tutto qua, visto che è molto basso. Paragone con ancora un altro mio Gundam SD, in pratica il Gundam Valkyrie Lander, ma con le parti dell'Avalanche Rockspaster, che diciamo che anche con le sue parti a combattimento dentro sul Buster, diciamo risulta comunque ancora più basso di Kuno Ichi. Paragone anche con il mio Gundam Erickson 882 Revive, che avevo già fatto vedere un po' prima, in pratica ci sta veramente molto bene con Kuno Ichi in pratica, e che tra l'altro è quasi la stessa altezza, diciamo che l'Erickson 882 di pochissimo la supera.
e pago neanche col mio fichissimo LBX Hyperfunction, che è veramente bellissimo in pratica, e che tra l'altro al prossimo episodio lo vedremo anche un po' per bene nella comparazione in pratica, perché faremo vedere un po' diciamo, il trailer che ho completato proprio, e voglio usare lui. E tra l'altro sì, non ho messo quell'altro lì perché veramente non lo voglio più neanche più toccare, veramente quell'altro LBX, perché veramente mi sono accorto quanto fa schifo ovviamente e quanto mi ha deluso di brutto. E pago nel finale con l'LBX Hunter in pratica, che vedremo nel prossimo episodio in pratica, e veramente di lui ci sta tantissimo da dire, perché quindi tenetevi forti, perché su Hunter veramente c'ho da dire tanto, ma non vi spoilerò nulla di più. Quindi ragazzi, che dire su questo LBX qua? Allora, io quando ho cominciato a collezionare gli LBX, diciamo che vi dico la verità, lo cercavo l'LBX su con noi, ma all'inizio temevo che non avesse proprio fatto, perché su alcune ricerche avevo fatto un po' su internet, sembrava di non essere fatto. Poi io ho scoperto più in avanti, grazie ad alcuni siti ben più specializzati, il modellismo che è prodotto, però ho dovuto attendere un bel po' per riuscire a trovare, e diciamo proprio io che in questi ultimi anni ho avuto fare una stampa, e diciamo vendere gli LBX è stata la mia mossa fortunata, e quindi diciamo che me la sono subitissimo voluta da procurare. Però nonostante il tutto, comunque nonostante questa grande attesa un po' che mi sono fatto, purtroppo questo kit qua devo dire che sì, è buono, ma ha un pochino di difetti veramente troppi. Però vediamo un attimino le poche cose positive in pratica, che in fondo sono anche buonine, che in pratica come sta disegnata davvero molto bene, che mi piace effettivamente il design di Kunoichi femminile, ha fatto veramente molto semplice, anche le sue mini armi sono abbastanza buone, e diciamo per le articolazioni voglio dire se me ne possono fare poco, più o meno per le poste di base può farle, voglio dire gli LBX non fanno cose troppo complesse, però almeno diciamo con le articolazioni di base che può riuscirle a fare proprio. E basta, più voglio inserire la mini cosa, che sebbene un pochettino mi abbia dato un fastidio, ma lo segno sia fatti positivi che negativi, in pratica anche di includere una mini basetta in pratica, questa qua in pratica, che nonostante il tutto è anche un pochino utile, magari modesti tipo principiante. Però purtroppo questo kit qua ha comunque tanti difetti in pratica. Allora, più principalmente la cosa che mi ha dato fastidio è che non è tanto le articolazioni se per sé, ma tanto le decas che ha di questo kit qua, veramente troppe decas, guardate qui, facete anche il foglietto che ho anche conservato, sono veramente troppissime in pratica, vedete, non lo so, secondo me hanno un po' esagerato davvero troppo, e forse che non servivano nemmeno proprio tutte queste decas per questo kit qui, su questo LBX, vedi? Potevano anche farcene anche proprio direttamente la metà proprio. E poi come già detto prima, un altro dato che mi ha dato molto fastidio sono in pratica le articolazioni, diciamo sono singole, diciamo potrebbe essere anche un pochino di più, perché diciamo potevano essere un pochino fatte meglio dalla parte un po' delle gambe, vedete che la parte delle gambe non è molto ben articolata, per il resto potevo anche tollerare il resto, ma la parte delle gambe era migliorabile davvero di brutto. E poi gli ultimi due lati negativi voglio dire sono in pratica, diciamo, qui questa parte qui da fascia laser, che è malissima, mal incastrata, che stacca molto facilmente come vedete, potuto notare nella mia accensione, e poi anche le parti un po' dei piedi, in pratica dei tacchi, che anche se si staccano veramente molto facilmente, e che dannazione che non c'è un incastro fatto per bene. Questo secondo me è il lato peggiormente negativo. Quindi ragazzi, è giunto il momento di dargli il voto finale, e il voto finale che voglio dare è un voto un po' severo, penso come voto si becchi un 7.2 come voto finale, pensavo di arrivare a 7.5, magari fosse 8, ma ci ho pensato, perché voglio dire, è stato mai studiato in queste cose qui, e io personalmente come collezionista tutte cose qui non le tollo, sarò severo, ma sono giusto almeno per questi generi di kit qui, che veramente ci serve molto da migliorare, poteva venire molto meglio, ma vabbè, in pratica questo qui è la mia opinione, so che sono un po' troppo severo, però io giudico molto seriamente per bene le cose, infatti per me un buon kit deve non solo essere facile a montare, ma deve anche essere ben articolato e anche divertente da posare, perché sennò ovviamente non c'è divertimento per me. Vabbè ragazzi, questo è il mio parere complessivo, e vi ringrazio per aver guardato la mia review, che adesso è davvero conclusa, e ho già detto tutto quello che potevo dire. Vi ringrazio come sempre per il solito video, mi auguro quello che se il video vi è piaciuto, ricordate un bel mi piace, c'è un bel commento, e fare una piccola condivisione comunque vogliate, in modo da dare la crescita del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando visitate, dove troverete foto, video, tutti i miei modelli, tutti i video di montaggio fatto per questo LBX e alcune pose interne.
interessanti. E poi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina in modo da perdere tutte le mie notifiche sui prossimi futuri video che vado a fare sul mio canale. Dare compleviews, dare compleviews, Super Robots Reviews, Super Heroes Reviews e Toy Box Reviews, tante mini rubriche che dove recensisco tante cose interessanti e non solo altro. Bene ragazzi, questo è proprio tutto, noi ci vediamo al prossimo video e un ciao al vostro The Adventure. Ciao ragazzi!